tornando a questa gara con l'Inter, questa è la prima di tre partite sulla carta molto difficili, poi ci sarà il recupero con la Fiorentina e la gara con la Lazio. È giusto crederci, si dice giustamente, mancano ancora tante giornate al termine, però questa prima vittoria della stagione è tarda da arrivare. Sì, non è ancora arrivata, non è che è tardi, non è un problema arrivato, però noi, quelli che siamo qui, che siamo a disposizione dell'allenatore, ci crediamo e abbiamo l'obbligo di crederci per dar conto a una piazza, una tifoseria, a un presidente che ha investito molto su questa squadra e ci reputa giocatori importanti. Noi dobbiamo dimostrargli di fare il massimo per cercare di raggiungere l'obiettivo, che ancora è lontano, però mancano anche tante partite. A Napoli abbiamo fatto una gran partita al primo tempo e siamo andati a prendere gli alti e poi subito il secondo tempo abbiamo preso gol. Questo qua secondo me è il nostro limite, che comunque col mister stiamo cercando di migliorarlo, anche con Sassuolo dopo un minuto abbiamo preso gol, quindi andiamo a cercare di migliorare la mentalmente, perché comunque fisicamente stiamo bene e lo sta dimostrando. Più che altro, se entri in campo e prendi gol dopo un minuto ti cambia tutta la partita, quindi dobbiamo essere più concentrati. Sì, è una gara difficile, allo stesso tempo è una gara speciale per me. La squadra dove sono cresciuto, la città dove sono nato, dove sono cresciuto, e la squadra di cui tifo. Però è normale che il risultato nostro positivo ci serve tantissimo. Guarda, io sono del Pescara e resto qua, se poi non lo so. E io penso che darò il 100% fino a quando sto a Pescara, e l'importante è quest'anno di salvarsi e rimanere in Serie A, sicuramente non scendendo in B. Penso solo a Pescara, e stare qui e cercare di raggiungere l'obiettivo. E poi al resto non sono io che devo pensarci. Non so perché, però magari con le grandi potrebbe esserci un po' di, magari giochiamo più spensierati, non pensiamo molto, e quindi il mister ci dice sempre di non pensare sotto alcuni aspetti. E niente, andiamo sabato a Milano e cercheremo di fare la partita, comunque cercando di raggiungere un risultato. Cosa vi sentite di dire a questi tifosi che sono delusi, probabilmente anche un po' rassegnati? Sono delusi da tre mesi, quindi a me ci dispiace, però a noi, se stanno dalla nostra parte, ci servono, perché comunque ci danno una spinta in più quando giochiamo in casa, che nelle ultime partite magari anche sono venuti a mancare un po' anche loro. Non parlo dell'ultimo, era giusto così, ma delle altre precedenti. E quindi per noi è stato più difficile giocare, perché quando il tuo pubblico non è dalla tua parte è ancora più difficile. Quindi spero che capiscano un momento, capiscano la situazione, capiscano la realtà dove siamo, capiscano che l'obiettivo ancora non è perduto e chi ci crede deve starci vicino.